sapete, fa le giornate di primavera legate al cinema, mentre invece la giornata di autunno legata al teatro. E quest'anno facciamo lo spettacolo The Dungeons of Power. Che è una delle opere meno rappresentate perché tra le più complesse. Non recitano una parte, ma recitano se stessi, con le parole di uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Fulmine saette, più veloci del pensiero, bruciate la mia testa bianca! E tu, tuono, appiattisci la terra rotonda, estermina gli uomini ingrati! Ho deciso di dividere il mio regno in tre e avviarmi alla morte sgravato dai pesi della corona. Assegnerò un terzo del regno ad ognuna di voi. Perciò, ditemi, figlia, chi di voi mi ama di più? Gonerilla, tu che sei la più grande, parla. Padre, io ti amo più di quanto la parola possa dire. Più caro mi sei della vista dei miei occhi, di spazio e libertà. Al di là di quanto può essere valutato ricco o raro, non con un'altra vita che abbia salute, bellezza ed onore. Vi amo come la figlia dovrebbe amare un padre, e oltre ogni altra cosa. A te assegnerò un terzo del mio regno, ricco di fiumi e di prati verdi. E ora, regalo, parla tu. A te assegnerò un altro terzo del mio regno, non inferiore per ricchezza ed estensione a quello già dato a tua sorella. E ora, Cordelia, gioia mia.
ultima. Ma non ultima. Parla. Niente. Niente. Come niente? Dal niente viene niente. Avanti, parla. Niente, padre. Padre, io non posso mettere il cuore nella mia bocca. Tanto giovane. Queste recenti eclissi di sole e luna non ci preannunciano nulla di buono. E la natura stessa rimane colpita dalle conseguenze. Gli amori si raffreddano. Le amicizie si interrompono. I fratelli si dividono. Sommosse nelle città. Discordia nelle nazioni. Tradimenti nelle corti e si spezza il vincolo tra figlio e padre. Questa mia battaglia rientra nella profezia e grida contro il padre. Il re abbandona il corso di natura e il padre contro la figlia. Il nostro primo dovere è il lutto universale. Tu mi dici che devo governare. Che devo governare tutto questo. Tu mi dici che mi spetta di diritto. Tu, che hai paura di governare. Che dici di provare dolore? Dolore. Guarda il nostro re, morto di dolore. Cordelia morta, mio padre, morto. Quanto dolore. E chi sono io per governare? Per governare tutto questo? Noi dobbiamo accettare il peso di questo triste tempo. Dobbiamo dire ciò che sentiamo dentro e non quello che ci conviene dire. I vecchi hanno sofferto così tanto che noi giovani non vivremo tanto a lungo per provarlo. Non vivremo tanto a lungo per provarlo. Non vivremo tanto a lungo. Thank you.
Io sono il re! Io sono il re! Sono il re dalla testa ai piedi! Io! Qual è la tua colpa? L'adulterio! L'adulterio! Nessuno merita di morire per adulterio! Io ti faccio grazia della vita! Le donne sono come animali! Proprietà del demonio! Dalla vita in giù sono come centauri! Ed è l'inferno, le tenebre e la puzza. Le mie figlie generate tra lenzuola legittime. Il figlio bastardo di Gloucester è più fedele a suo padre delle mie figlie. Io sono il re. Io sono il re. Io sono il re. Io. Padre! Padre! Siete lì? Le mie sorelle vi hanno fatto tanto male. Il ristoro deponga sulle mie labbra la vostra medicina e questo bacio scacci ogni male. Persino il cane del mio nemico quella notte sarebbe stato il mio focolare. Voi invece siete qui in questa caverna con i porci. Padre, è un miracolo che la vostra vita e la vostra mente siano sane. Oh, dei benevoli, raccordate i sensi di questo padre, ridotto bambino dalle figlie. Non mi riconoscete? Sono io, Cordelia. Vi prego, beneditemi. Padre! Padre! Dei! Potenti! Rinuncio a questo mondo! Mi libero dal dolore! Se io potessi sopportarlo ancora, lascerei che la mia parte peggiore bruciasse! È tutta una falsa! Muori, canaglia! Muori pure
Non piangere. Asciuga le tue lacrime. Vieni. 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 Andiamo in prigione. Solo tu ed io. Insieme canteremo come due uccellini in gabbia. E quando tu chiederai la mia benedizione, sarò io ad inginocchiarmi a te ed implorare il tuo perdono. Vivremo ridendo, scherzando, ci racconteremo antiche storie e parleremo con i poveri malviventi della vita della corte, di chi è dentro e di chi è fuori, di chi vince e di chi perde. E all'interno delle mura di questa prigione vedremo il susseguirsi di sette di potenti, di partiti che s'alzano e s'abbassano come le maree sotto l'influsso della luna. Sei ben a sentire, zietto! Mostramenti quel che hai! Parlamenti quel che sai! Prestamenti quel che devi! Da cavallo più che a piedi! Sanno più di quanto credi! Metti più di quel che levi! Lascia le donne in cantina! Statene a casa, sera e mattina! Così vorrai per il mirinino? Ti dico 10 per ogni ventina! Sai, zietto, qual è la differenza tra un matto dolce e un matto amaro? No, ragazzo, dimmela! Quel signor che ti dia il consiglio di dar via le tue terre per follia? Venga a far coppia con me, la parte da te. E con l'ordine matti apparo, un matto dolce e un matto amaro. Uno invece di buffone, e qui, l'altro, e quello lì. Mi stai forse dando del matto, ragazzo? Tutti gli altri titoli li hai dati via, con questo ci sei nato. Mostrami di quel che hai, parlami di quel che sai, mettite di quel che devi, parli di quel che hai. Niente. Niente, padre. Padre, io non posso dire di amarvi più di qualsiasi altra cosa al mondo. Non posso mettere il cuore nella mia bocca. Io vi amo come una figlia dovrebbe amare un padre. Né più, né meno. Padre, voi mi avete cresciuta, mi avete allevata, voi mi avete amata, ed io ricambio il vostro amore. Padre, perché le mie sorelle si sono sposate? Hanno un marito, eppure dicono di amare solo voi. Se mai un giorno dovessi sposarmi, metà del mio amore dovrà andare alla persona al mio fianco. Padre, padre, credetemi, io sono vera. Perché? Perché devo sottostare ai voleri della gente? Solo perché sono più piccolo di mio fratello.
Mi chiamano bastardo. Mi chiamano ignobile. Ma io sono nato da un amore vero, non da un amore consumatosi tra lenzuola pigre e sporche. Mio fratello Edgar è il figlio legittimo. Che bella parola. Il le gi ti mo. Beh, se riuscirò nel mio intento, il bastardo supererà il legittimo. Natura, tu sei la mia unica dea. Tu sei l'unica che venero. È l'ora che ti schieri dalla parte dei tuoi figli bastardi. Nessuno! Nessuno! Nessun porto è libero. In ogni luogo mi danno la caccia. Ma finché scappo, sono in salvo. Prenderò le parti più basse e miserevoli della bestia. Insozzerò il mio viso di sudiciume e mi arrufferò i capelli. E con scoperta nudità affronterò i venti e le tempeste come mendicanti, con parole lunatiche e preghiere chiederò la carità. Povero Tom, ma almeno lui è qualcosa. Io, Edgar, non sono niente. Niente. Urlate, urlate, siete uomini di pietra,
Avessi io il vostro potere, lo userei per far cadere la volta del cielo. Cordelia. Cordelia, sei morta. Nemmeno un respiro. Perché un topo, un cavallo, un cane hanno vita? E tu, nemmeno un soffio. Lei se n'è andata e non tornerà più. Cordelia, guardatela. Guardatela. Lei non torna mai più. Mai. Mai. Mai più. Il re decide quindi di andare ai ravingo dei boschi
e abbandonare le figlie, insieme al suo secco Kate e al matto. Ah, c'è anche un matto? Sì, deficiente, non ti ricordi lo dovevi fare dopo nella vita l'ho fatto. Ma lì nel frattempo è solo tempesta. Perché il dolore è tanto grande che la tempesta non è nulla in confronto. Solo il suo fedele servo Kate cerca di portarla in una capanna per ripararsi. E il caso vuole che qui il vecchio re, Lear, ormai demente, incontri Edgar, un giovane che si finge demente. Eh sì, sai che discorsi. Nel frattempo, nel castello, Edmund riesce a entrare nelle grazie delle due sorelle, entrambe innamorate di lui. Wow, c'è dei gossip qua! Alice! E dicevamo, accusa anche il padre di tradimento. E il padre Glosser vengono cavati gli occhi e viene scacciato via. A questo punto fugge nelle campagne e qui incontra Edgar. E gli chiede di condurlo sulla scogliera di Dover per suicidarsi. Perché vuole suicidarsi? Perché ha capito che anche suo figlio Edmund, l'unico di cui si fidava, l'ha tradito. Lui non trova più un senso alla sua vita. E da cieco, per la prima volta, vede davvero. Ed è qui che Edgar si rivela. E Gloucester, per la gioia di aver ritrovato il figlio ed essersi riconciliato con lui, muore. Ah, fuori il primo. Io l'avevo detto che era una tragedia. Alice! Intanto in Inghilterra sopraggiunge l'esercito francese. E Cordelia si occupa di cercare il padre, perciò manda un messaggero. Ma l'esercito francese viene sconfitto dall'esercito delle sorelle, guidato da Edmund. Re Lear e Cordelia vengono imprigionati. E così si ricongiungono padre e figlia. Nello stesso momento, Edgar, dopo la morte del padre Gloucester, si reca al castello e sfida in duello il fratello Edmondo, uccidendolo. Fuori due! Luciana e le tue sorelle, venute a sapere della morte di Edmund, si uccidono a vicenda. E vai anche le tue sorelle, meno male, non le sopportavo più. Alice! Ma non le affronto, continuiamo. Edgar ancora non sa che Cordelia è morta. Ma come Cordelia? Era l'unica che amava davvero. Cordelia muore perché Edmund manda qualcuno ad ucciderla fingendo che si trattasse di un suicidio. E Re Lear, venuto a sapere della sua morte, muore anch'esso di crepa a cuore. E no, Lear no, era il protagonista, ma scusate, ma come si fa? Quindi adesso sono morti tutti. No! Ti ho già detto all'inizio che uno rimane vivo, Edgar. Ed ora? Tutto il potere è sulle sue spalle. Poveretto, pensa che mal di schiena. Dicevo, e così diviene re. E la morale elisabettiana trionfa. Io comunque questa storia ancora mica l'ho capita. Alice, non sono tanto le trame, ma le parole di Shakespeare. Noi dobbiamo accettare il peso di questo triste tempo. Dobbiamo dire ciò che sentiamo dentro e non ciò che ci conviene dire. I vecchi hanno sofferto così tanto che noi giovani non vivremo tanto a lungo per provarlo.